perché sto finendo sotto un pontile di lago. Vieni! Non è mai così mosso sto c***o di lago. Mi spieghi perché siamo venuti fin qua su? Oggi a dicembre, in pieno inverno, Fred copierà una mia giornata che ho fatto d'estate per 24 ore. Questa è la grande vendetta perché la settimana scorsa abbiamo avuto i ruoli inversi, infatti io ho dovuto copiare lui. Ma oggi mi diverto io. Voglio subito precisare che io questo video non lo volevo fare. Vabbè. Bene, quindi direi di non perdere tempo e cominciamo con la prima sfida. Quello che andrò a fare adesso è molto semplice d'estate, ovvero andare a comprare una granita. Non capisco il senso di questa sfida. Lo capirai a breve. E dopo aver girato per 10 minuti all'interno del paese completamente deserto, Fred si rese conto di una cosa. Chi è che vende una granita a dicembre? No, magari c'è qualche mercatino che la vende, un pazzo furioso. Sai, non penso ci siano tanti bar aperti adesso. Cioè, questo non solo è chiuso, proprio c'ha i tendoni sigillato. Qui fanno le granite. Peccato che anche questo è chiuso. Come puoi chiedermi di prendere una granita d'inverno? Chi la vende? Benvenuto nel mio negozio! Vuoi comprare una granita? Il mio negozio è il migliore ed è l'unico che vende granite in tutta la zona. Cioè, tu c'hai una granita adesso? Sul serio? Certo! Sono 20 euro per una granita. Cioè, non sto capendo. È la regola numero uno del marketing. Io ho creato la domanda e la soddisfo. 20 euro, grazie. Cioè, scusa, fammi capire. Lo scopo di questa sfida è rubarmi 20 euro. No, è una compravendita. Chiamatemi un businessman. Sei un truffatore, tra l'altro. È un piacere fare affari con lei. Prego, faccia l'unboxing. Perché la faccia così? Sono preoccupato. Cioè, questa è una granita che hai fatto te? Artigianale, si dice. Cos'è sta... No, vecchio, cos'è sta roba? L'ho preparata io ieri sera. Mi sono cacato addosso tantissimo. Adesso bisogna aggiungere gli ingredienti che renderanno il tutto molto più buono. Ketchup e acciughe. Una bontà. Eccole qua, in tutta la loro maestosità. Madonna santa, mi viene da vomitare. Oh! Cioè, guardate qua che schifo. Chiudi bene che non voglio che esploda, cacchio. È un blocco unico di ghiaccio. Ma come si fa la granita? Oh, sicuramente non così. Ma ci sono i pezzi di ghiaccio giganteschi. Cos'è? Una gustosa granita, gusto ketchup e acciughe. Perché ci sono le ossa, cioè le lische. Ho comprato le acciughe meno costose che ho trovato al supermercato. Aspetta un attimo, la sfida era comprare o mangiare? Direi di passare alla prossima sfida per rispondere a questa domanda. Ovviamente siamo in piena estate, quindi l'attività più popolare in questo periodo dell'anno è prendere il sole. Il punto è che anche il signor Fred dovrà mettersi qua, ammirare il paesaggio e prendere il sole senza la maglietta. Per tipo, quanto rimaniamo qua? 5 minuti? Finché non finiamo le granite. Giusto, è vero, le granite. Cioè, devo spogliarmi qui in mezzo a tutti. C'è gente coi piumoni e io devo stare a petto nudo. Esattamente. Proprio qui io ho preso il sole. C'è pure la merda di uccello sopra. Cioè. Sembro uno che se la tira. Oh mio Dio, che fisico, Fred. Wow, incredibile. Cioè, mi devo appoggiare. Ma sto sdraio sarà meno 5 gradi, non è manco, è pure all'ombra. Pensavi che la mia vendetta avrebbe fatto schifo? No, vecchio, non riesco, vomito, ma cosa pretendi? No? Per quello c'è il sacchetto. No, non riesco ad affrontarlo, è impossibile. Sono immobilizzato dal freddo. È disumano l'odore, è disumano. Lo so. Mettiti su uno sdraio. Vecchio, non ce la faccio. C'ho sto sapore di c***o in bocca, schifosissimo. O finisci questo o 5 minuti lì. Sono da mezz'ora qua. Ma cosa vuoi? La sfida diciamo che è superata. Quindi passiamo alla prossima cosa che ho fatto quel giorno. A questo punto quest'estate ho guidato una macchina, perché sapevo che a dicembre Fred avrebbe cominciato ad imparare a guidare. Di conseguenza avrebbe potuto fare questa sfida solo al fianco di un autista estremamente esperto. Oh signor. Tu devi fare l'istruttore di guida. Schiaffa il cappello nel campo visivo del neopatentato. Potresti pulire un po' il vetro dietro. Cos'è? È scandaloso? Vedo un c***o di... Madonna no, santa. Dai, c'è a pulire il vetro. Un scandalo sto vetro. Come funziona? Cioè, devo alzare... Bisogna imparare, nessuno me l'ha insegnato a me.
è il migliore istruttore di guida che abbia mai visto. Ma tu mi devi insegnare! In questo momento qua posso mettermi anche la cintura. Ma tu dovevi metterla all'inizio? Perché magari c'era da uscire velocemente. Ehi tu, ehi! Chiariamo le cose, io c'ho la precedenza! Iniziamo male. A sinistra, guarda a destra, che non si può dire. Va a sinistra, ma guarda a destra. Ma sto vecchio, ma il vecchio dovevamo trovare. No, sono il vecchio. Rispetto i vecchi. A tanti anni. Oh, ma pazzesco. Devo mettere in seconda. Ci sono i 90 qui. Stiamo andando ai 35 su una strada in cui si dovrebbe andare ai 90. Questo è un pericolo pubblico al contrario. Ti stimola a superarlo. Se si mettesse dalla parte, però il nane qua. Sì, ma infatti, ma c***o, dai, non dai, me lo adesso accelera. Ma c'è il tipo! Ma se non acceleri adesso, non ce ne salti più fuori. Vai. Ma io mi sono fatto ciclista. Era un evento eccezionale questo. Pertanto non si poteva non superarlo. Eravamo al limite del linciaggio. Pertanto. Sto qua, ma che c***o fa? No, beh, intanto non si dicono parolacce. Io direi che quando dice le parolacce, un euro alla cassa comune, alla cassa della famiglia. E di chi è la cassa comune? La cassa comune la tengo io. Peggio di Stalin. Guarda, vedi che è uscito senza mettere la freccia. Figlio di puttana. Ancora. Allora, 1, 2, 3. Secondo me sono già 4 euro che devi tirare fuori. Ma dove stiamo andando? Non lo so. Tu devi dire la strada. Ma te l'ho detto 6 volte. Allora, va, dai. Dai. Qua. Dobbiamo andare dritto, eh. C'è lo stop, ma non è che puoi girare a sinistra. Dritto devo andare. Sì, vai dritto. Vai dritto, vai a sinistra. Dritto a sinistra, ma porca tro! Dritto a sinistra! Ma qui parcheggia, non vedi che sono 1000 parcheggi? Dai, questo, qui ci sta anche un camion qui dentro. Ma non è un parcheggio? Non è un parcheggio. Peggiore istruttore della storia. Dai, va bene, qui riuscivi a parcheggiare anche Paperino, dai, va bene. Ale, siamo vivi, incredibile. Passiamo alla prossima sfida. Questo qui è il carro armato gigante gonfiabile. E l'avete già sicuramente visto in un video. Quello che voglio fare è gonfiarlo e portarlo giù al lago. Il punto adesso è arrivare a un pontile e poi fare una cosa, ovvero andare in acqua e fare il giro del pontile. Io, vabbè, se cado in acqua, chi se ne frega, c'è l'acqua calda. Fred d'inverno, diciamo che vorrà evitare questa cosa. Di solito d'inverno il lago è molto calmo, come potete vedere, però questa volta non è andata proprio così. C'è un po' di vento, mi dicono. Sì, ma che c'è un uragano? Devi fare tutto il giro così e arrivare qua. È vestito come? Così. Cioè, mi sono già bagnato prima di salire. Madonna, vecchio, quante onde. No, ci sono troppe onde. Cacchio, sembra che sto facendo surf. No, non riesco. Come? Porca puttana. Vecchio, cado in acqua. Ma come pensi che io riesca ad arrivare fino alla fine del pontile a girarmi? Sembrava molto facile. Sì. No, ma se io mi sgancio dal pontile, cioè, sono finito. Finisco a largo. No, vecchio, sta scala, vecchio. Che schifo, guardate, ragazzi. Pieno di cacchi, di uccello. C'è una puzza qui. No, che c***o ho toccato. Tieniti. Non so dove toccare. Cioè, non so se capite la quantità di stronzi che ci sono su sto pontile. Dai. Poi, siccome c'è tanto freddo, le mani cominciano a perdere sensibilità. Esatto. Il tutto per tutto, no. Oddio, pazzesco. Oddio, che circumnavigazione. Vecchio, sto finendo sotto il pontile di... Tieniti. Non è mai così mosso sto c***o di lago. Sono quasi arrivato alla fine. Io non ho mai fatto così tanta fatica in vita mia. Complimenti, non sei caduto in acqua. Quindi adesso passiamo alla prossima sfida. Arrivati a questo punto è possibile che Fred non sia caduto in acqua lì al lago. Quindi lui penserà di essere scampato al pericolo. Ma non è così. Perché io adesso mi farò la doccia. Però con tutto quello che ho addosso. Quindi vestiti, costume, nel mio caso. Ma io domani ho scuola. Ste robe le uso per andare a scuola. Quello è un problema. Di Fred del futuro. Ti dirò di più. La doccia quella là non funziona. Di conseguenza la cosa più simile a una doccia che abbiamo è la canna del lago. Guardami negli occhi mentre lo fai e sentiti in colpa. No, è già lì. Vieni qua, stupido. Devi fare anche questo, perché secondo me può essere che tipo utilizzi una tecnica strana per non bagnarsi e bagnare solo i vestiti. Quindi deve allargare il colletto e fare questo.
vecchio. Sei un bastardo. Manca ancora una sfida da fare, solo che a Fred per scherzo gli ho detto che avevamo terminato. Infatti lui è da 2 ore in casa, in pigiama, che è al computer. Quindi sarà interessante dirgli quello che dovrà fare adesso. Parola al David del passato. In questo momento sono le 7:30 e io sto andando sopra la cima di una collinetta che c'è qui vicino a casa nostra. Il punto è che d'estate a quest'ora c'è luce, ma d'inverno sicuramente ci sarà buio. Quindi sarà interessante vedere Fred che farà queste strade con la torcia. Che ore sono? 7:15. È un ottimo orario per andare sulla rocca. Cosa? Tu sei qui in pigiama. Ma io pensavo fosse finita la giornata. Perché, ma ci sono i lupi? Ma ci sono gli orsi? Quanti gradi ci sono adesso sulla rocca? Molto pochi. Sono stanco morto. Cioè adesso voi immaginatevi, in questo momento che state guardando questo video, entra in stanza uno e vi dice: andiamo in montagna subito. C'è freddo, c'è buio, pericoloso. Perfetto. Perfetto. Qui ovviamente non c'è luce, non si vede niente, zero assoluto. Mi spieghi perché siamo venuti fin qua su? Per vedere il panorama bellissimo. Guarda. Cosa me ne frega? Beh, vuoi mettere? Cos'è meglio, essere qua su o in pigiama a casa? Pigiama a casa! Bene ragazzi, a quanto ho capito questa è l'ultima sfida. Se volete altri video di questo tipo, non so che dirvi perché non c'ho più voglia di farli. Iscrivetevi al canale. E niente, speriamo di arrivare a casa sani e salvi. Ciao!